Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, io sono Roberto Borrelli. Oggi parleremo ancora del mio Lotto Experto 2020, un programma semplicissimo per Windows, tutte le versioni di Windows. È un programma molto molto leggero, arrivato alla versione 2020. Vi raccomando, se avete una versione precedente, di prendere e approfittare del prezzo veramente bassissimo in questo momento per ottenere questo programma. Chi non l'ha mai avuto capirà adesso come si utilizza, veramente bastano due clic. Siete pronti? Prima vi raccomando però di mettere mi piace sotto, di iscrivervi al canale per ricevere i miei video se vi piacciono. E attivate anche la campanellina per ricevere per essere avvisati, insomma, sempre quando metto dei nuovi video. Pronti? E cominciamo a vedere come utilizzare Lotto Experto 2020. Bene, eccoci qua. Questo Lotto Experto, dicevamo, è un programma che funziona con qualsiasi versione di Windows, va bene anche un computer di 20 anni fa, perché è veramente un programma leggerissimo, ma svolge una cosa, una funzione eccezionale che non si trova in nessun altro programma. Intanto, qual è il fine ultimo di questo programma? È quello di ottenere dei numeri che siano evidenziati in tendenza di uscita per poterli seguire e magari prendere qualche piccola vincita al lotto, piccola o grande, perché ecco, le vincite al lotto possono essere piccole, ma alcune possono essere anche grandi. Quindi l'importante è avere la costanza di non buttare i soldi, non giocare così a caso, ma seguire almeno una modalità, qualche cosa insomma che vi dia una stabilità nel gioco, ok? Questo è un programma che davvero può essere usato da tutti. Bene, da questa videata iniziale si aggiornano le estrazioni cliccando aggiorna da server 1 o da server 2. Mi raccomando, se avete una versione vecchia, approfittatene, prendete adesso la versione nuova. Sotto nella descrizione trovate il link per ottenere subito il programma, anche nei commenti, anche lì li trovate. Trovate il link e poi trovate anche il mio numero WhatsApp qui in alto a destra per contattarmi direttamente. Da questa videata iniziale si accede alla videata di ricerca. Ecco qui questo bottone, vedete, clicca per la ricerca. Entriamo in questa videata che sembra complessa, ma è la cosa più semplice del mondo. Questa videata riprende il famoso grafico lineare dei ritardi, che è presente in modo manuale anche nell'altro mio programma, quello che si chiama Lotto più più. Ma qui, in questo programma che ripeto si chiama Lotto Experto, in questo programma è stato migliorato, ma soprattutto automatizzato, automatizzato. Per cui io posso ancora sì cliccare su ogni numero e vedere questi grafici che mi rappresentano che cosa, ve lo dico subito. Per esempio, clicco sul numero 74 e vedo che qui a destra, nel grafico, ho il valore 25. Significa che il 74 a Bari sta tardando da 25 turni. Prima ha tardato di 3 turni, prima ancora di 5, prima di 4, prima di 3, cioè è stato regolare e adesso ha cominciato ad avere un buon ritardo che l'ha fatto uscire dalla media. Queste regolarità sono assolutamente da seguire perché quando un numero diventa regolare possiamo aspettarci che esca ancora, ma se non altro possiamo capire quando esce dalla media, come appunto sta succedendo per il 74. Ok, quindi questo è un grafico molto importante, facilissimo da leggere. Vi ripeto, vi faccio vedere un altro numero, non so, un altro numero che sia regolare. Ecco, vedete, questo è interessante. Il numero 83, 83 a Bari, sempre, adesso porta 0 turni di ritardo. Che cosa significa? Se io sposto questa videata sotto, vedete che è appena uscito. L'83 è uscito nella estrazione del 17 novembre. E quindi ha 0 turni di ritardo perché è appena uscito. Ma prima cosa ha fatto? Ha fatto 4 turni di ritardo, 3, 1, quindi poteva essere seguito, no? Perché aveva una regolarità. Questa visione si può avere sulle ultime 300 estrazioni, 600 estrazioni, ultime 1000 estrazioni. Quindi questa è una cosa che si può fare a mano. Ma dov'è la genialità di questo programma? È quella di attivare due metodi. Un metodo 1 che ho chiamato triplo ritardo, praticamente individua quei numeri che stanno avendo 3 cicli di ritardo, diciamo 3 ritardi uno superiore all'altro. Sono numeri che devono aver avuto
tre momenti di ritardo abbastanza importanti, uno superiore all'altro. Ma non ve lo consiglio, perché ho visto che il metodo migliore è il metodo 2, quello che ho chiamato dei galleggianti, quindi seguite assolutamente questo. Questo dei galleggianti individua effettivamente i numeri che sono in tendenza di uscita. Diciamo, questo è un numero galleggiante, l'83, ma può essere galleggiante anche un numero che ha una... Allora, ecco, questo per esempio, vedete, rientra nel triplo ritardo, ha fatto 29, 24, 20. Allora, guardiamo, troviamo un numero galleggiante. Guardate questo, per esempio, un galleggiante alto, per esempio adesso ha 13 turni di ritardo, prima ha fatto 4, 14, 9, 16, insomma non è un numero che mi dispiace. Ma il metodo automatizzato, cioè questo, metodo 2 galleggianti, mi permette di impostare in modo, di ottenere una ricerca automatica, come impostando dei parametri. Per esempio, il massimo ritardo attuale ho messo di default, di base, che deve essere 50, ma posso pure mettere che deve essere per esempio di 20 o di 10. Se voglio per esempio numeri che siano molto molto in tendenza di uscita e molto frequenti, posso mettere un numero basso qui, 10. Numero minimo di ripetizioni a distanza simile, questo può essere 3 o 4, non di più, perché per gli esperimenti che ho fatto ho visto che questi sono i valori validi. Quindi il programma automatico, quando lo lancio, vedete qui sotto c'è il bottone cerca su ruota scelta o cerca su tutte le ruote, la ruota scelta in questo caso era Bari. Ok, cercando sulla ruota di Bari si fermerà quando mi evidenzierà i numeri che sono... Che hanno avuto tre ripetizioni e adesso hanno un certo ritardo, che è quello scritto qui. Ok, devono aver avuto tre ripetizioni o quattro ripetizioni, e il massimo scostamento di distanza tra le ripetizioni, la distanza tra le ripetizioni, ho messo di base che deve essere 6, ma qui potete mettere quello che volete, potete mettere 2, 3, 4, 5, ovviamente. Più bassa è la distanza tra le ripetizioni, meno numeri troverete. Io ho impostato questi valori, 50, 3 e 6, perché in questo modo posso utilizzare anche questo bottone qui, vedete, genera pronostici organizzati in un sistemino. Perché per generare dei pronostici in un sistemino, deve trovare minimo 9 numeri, minimo. Se ne trova di più, prenderà sempre i primi 9 che trova. E li organizzerà già in un sistema di terzine, pronto per essere giocato. Ma se stringete questi parametri, per esempio se qui invece che 3 mettete 4 e qui invece che 6 mettete che il massimo scostamento deve essere 5 oppure 4 lo stesso, e cliccate sulla ruota scelta, avrete un risultato diverso, cioè avrete una selezione più stretta di numeri, avrete pochi numeri, vi troverà pochi numeri, 2, 3, 4 numeri solo, che sono quelli i più importanti da seguire sulla ruota. Sulla ruota, quale ruota? Torno a ricerca manuale e qui posso impostare la ruota che voglio, vedete? Adesso andiamo a vedere come si è comportato questo programma con la generazione di piccoli sistemini, ma veramente con un click li facciamo, utilizzando i parametri di base che ho messo io, e vedremo quali risultati anche hanno dato, perché questo programma permette di aprire poi lo spoglio, cioè quindi il controllo dei risultati. Siete pronti? Bene, per andare a calcolare il nostro sistemino su Bari in questo caso, ho bisogno anche di spostare un pochino indietro il limite di ricerca. Perché? Perché poi voglio anche controllare che cosa è successo nelle estrazioni successive rispetto alla ricerca. Farò una ricerca dei risultati in un tempo brevissimo, perché uno dice, ma se devo giocare un sistemino che adesso vedremo è fatto di 12 terzine, non lo posso giocare 10 volte, perché ovviamente mi diventa dispendioso, lo devo giocare poche volte. Adesso vediamo che cosa succede giocando un sistemino che trova il programma solo 4 volte, ma vi ripeto, voi potete anche giocare solo un numero, perché con questo programma trovate, attraverso la ricerca automatica e stringendo i parametri, trovate anche solo uno o due numeri, insomma. Ma vediamo un attimo i sistemini. Allora, vedete qui, faccio la ricerca dalla estrazione 3862, essendo le ultime 300, alla 4162, però
Sposto indietro qui di 4, quindi vado alla 41, 58, quindi ho 59, 60, 61 e 62 da controllare poi, no? Voi non dovete fare questo, voi dopo farete il controllo all'ultima, cioè farete la ricerca all'ultima estrazione. Io vado un pochino indietro e lo potete fare anche voi per fare i vostri esperimenti, no? Per provare che cosa è successo indietro. Questo programma, come tutti i miei programmi, è utile anche per non giocare, per fare semplicemente degli esperimenti e per decidere che magari in un certo momento è meglio non giocare. Ecco, questo programma è bello proprio per passare il tempo, per fare delle ricerche. Siamo andati indietro di 4, andiamo indietro di 4 anche qui e portiamo alla, anche qui portiamo alla 58, va? 3858, 4158. E quindi sono, anzi, qui facciamo una cosa, facciamo dalla 59, se no c'è qualcuno che mi diceva. E allora, queste sono 300 estrazioni precise, no? Ok, vado su metodo 2 galleggianti, attenzione, sono su Bari. Lascio tutto come sta, 53, 6, non tocco niente e vado su genera pronostici organizzati in un sistemino. Attenzione, se voglio fare solo una ricerca sulla ruota, faccio cerca sulla ruota scelta e mi fa vedere qui i risultati. Proviamo un attimo, cerca sulla ruota scelta. E qui in questo caso mi trova una serie di numeri che rientrano in queste condizioni che ho messo. Ok, e me ne ha trovati una serie qui, ma non ha generato il sistemino. Stringendo, quindi qui se per esempio metto, ve lo faccio vedere, 4 e qui metto 5, quindi il numero minimo di distanze di ripetizioni diventa 4 e il massimo scostamento diventa 5. Vediamo che cosa succede. Ecco che mi trova meno numeri, perché più stringo i parametri e più i numeri sono, diciamo, sono minori in quantità. Questi sono numeri che mi ha trovato. Perché? Perché ovviamente trovare numeri che abbiano una distanza di 4 minima e uno scostamento minimo di 5 diventa più difficile, sono effettivamente dei galleggianti stretti, chiamiamoli, però non mi bastano per fare il sistemino. Allora io che faccio? Riporto la situazione a quella che era di base, quindi metto 3 e 6 qui, come l'ho impostato io all'inizio. Non è difficile, è facilissimo. E questa volta invece di fare cerca sulla ruota scelta, faccio genera pronostici organizzati in un sistemino, che è la stessa cosa, cioè lui fa in pratica la ricerca sulla ruota scelta, ma in più, se ne vengono calcolati almeno 9, se no, se non sono almeno 9 ti dice che non è possibile. Se sono almeno 9, qui ti dice mostra sistema pronto. Ecco, con questi numeri che ha trovato qui, e li vediamo qui. Scusate che devo fermare il telefono. Allora, un attimo solo, ecco qua. Con i numeri che ha trovato qui, in questa finestrella, lui prepara un sistemino. Quindi clicco su Mostra sistema pronto. Eccolo qui. I numeri in gioco sono questi, 16, 18, 20, 24, che sono i primi 9 che ha trovato qui. Vedete? Ok. E il sistemino che viene impostato fa girare 9 numeri in 12 terzine. E il gioco del terno è opzionale, ma conviene farlo perché capita il terno. Allora, ruote di Bari, queste sono le terzine sviluppate. Se uno vuole stare proprio nel sistema, le gioca tutte e 12. Altrimenti, una modalità di gioco potrebbe essere quella di prendere solo le terzine che contengono i primi due numeri, che sono i primi che trova. Il 16, per esempio, allora giocherei solamente 16, 18, 39, 16, 40, 30, 47, 16, 24, 36. Così in pratica faccio girare tutti i numeri con la condizione che ci deve essere il 16, ok? Oppure anche col 18, magari, i primi due, magari, capito? Io solo un pochino di terzina, così invece di giocarne 12 ne giocherò 3 o 5 o 6, quello che viene fuori. Ma in questo caso abbiamo da provare le 12 terzine dalla estrazione 4159. Per 9 turni, attenzione, qui ho scritto di base 9 turni, ma in realtà noi la proviamo per 4 turni, perché sono andato indietro di soli 4 turni. Quindi uno mi dice, ma con 9 turni è facile che escono. Sì, è vero, con 9 turni 9 pronostici su 10 danno risultato.
Ma con 4 turni ovviamente diventa più difficile. Vediamo quali sistemi hanno dato risultato con 4 turni. Come si fa? Controllo nello spoglio. Vedete questo? Controlla nello spoglio. Mi si apre questa vireata dove sono posizionato alla estrazione di calcolo, così vedo subito se per caso qualcosa è uscito qualcosa già prima della possibilità di giocarlo. In questo caso niente su Bari, ma vado al primo colpo, che è questo, quindi 4159, non è successo niente. Al secondo colpo è uscito il 20 in seconda posizione, ed ecco al terzo colpo c'ho 20 e 18, 20 e 18, vedete che è, quindi qui vinco sicuramente con un ambo 20 e 18. Attenzione, avrei vinto anche se avessi preso solamente le terzine con il 18, spendendo molto poco. E comunque anche spendendo 12 euro, che è il minimo che posso giocare con 12 terzine, 1 euro a terzina, no, per ambo, avrei vinto al terzo colpo, quindi avrei giocato 12, 24, 36 e avrei vinto invece 80 euro circa, no? Con un ambo in terzina si vincono circa 80 euro. Va bene, circa, perché ci sono le solite tasse, no? Va bene, 20 e 18 sono usciti subito. Posso andare avanti, ma più che al quarto turno non posso arrivare perché siamo arrivati all'estrazione del 17 novembre. Ritorno, adesso non vi voglio tediare troppo, ma vi faccio vedere quando vi faccio vedere, insomma, quali ruote hanno dato risultato. Ok, ritorno a ricerca manuale, mi sposto su Cagliari, ma lascio subito stare Cagliari perché ho già visto che Cagliari è una di quelle che non ha dato risultato. Quindi abbiamo Bari sì, Cagliari no. Andiamo a Firenze. Firenze. Siamo sempre alla 4158, quindi abbiamo un margine di 4 estrazioni. Vi ripeto, voi quando poi farete i pronostici da mettere in gioco dovrete cliccare all'ultima, quindi fare la ricerca all'ultima estrazione, in modo da avere avanti a voi il periodo per il gioco effettivo. Mi raccomando, giocate sempre poco, poco, in modo misurato, perché deve essere un divertimento, e mai far diventare qualsiasi gioco un problema. Allora, metodo 2 galleggianti, ci siamo posizionati su Firenze e facciamo genera pronostici organizzati in un sistemino. Adesso andiamo velocissimi, se no vi tengo troppo tempo, giustamente. Mi dicono che sono prolisso, ma se non spiego bene a cosa serve. Allora, mostra sistema pronto, siamo a Firenze e queste sono le terzine. Vi ripeto, volendo, qui si può andare in questa finestrella a destra, in alto, e magari giocare solo le terzine che hanno il numeretto 4 e 8. Ok, se le volete giocare tutte, vediamo cosa è successo. Andiamo nello spoglio. Al primo colpo niente, secondo colpo abbiamo già l'ambo 32 e 29, l'ambo in terzina. Ok? E poi basta. Torniamo indietro, quindi Firenze ci ha dato risultato. Torno a ricerca manuale e metto Genova. Metto 2 galleggianti e faccio la ricerca. Vedete quanto è veloce la ricerca, eh? Pensate se dovete farlo fare a mano. A mano è impossibile. Qualcuno mi dice, ma si può fare a mano? Sì, stai da qui fino a Pasqua 2030, fai a mano. Allora, mostra sistema pronto. Ruota di Genova. Controlla nello spoglio. Primo colpo solo un numero, secondo, terzo. Terzo colpo abbiamo 47,4 a Genova. Ragazzi, questo metodo è efficace. Ritorno a ricerca manuale e vado questa volta a Milano. Ok, genera i pronostici. Allora, vi anticipo che Milano, ho già fatto la prova, non ha dato l'ambo, ma ha dato una cosa interessante che vi faccio vedere perché anche questa può essere una cosa che potrebbe servire a qualcuno. È da valutare. Mostra sistema pronto, vado nello spoglio, cosa succede? Al primo colpo niente, al secondo c'è solo un numero. Al terzo colpo, interessante che a Milano non c'è niente, però c'è un terno a Bari. Ok, quindi c'è la possibilità dei terni fuori ruota, attenzione quindi con questa cosa, ecco, volevo solo dirvelo perché visto mai, insomma, può interessare. E comunque l'ambo non l'ha dato, quindi Milano niente. Andiamo a vedere, torniamo a ricerca manuale, andiamo su Napoli. Napoli, genera pronostici.
Andiamo a vedere che cosa è successo a Napoli. A me piacciono in particolare le ruote di Bari, Roma e Napoli. Allora, Napoli perché proprio io la vedo come la culla del lotto proprio, no? Allora, mostra sistema pronto. Controlla nello spoglio. Andiamo a vedere primo colpo, secondo, terzo. Abbiamo il terzo colpo, 15 e 38 a Napoli. Quindi abbiamo Lambo. 15-38, qui c'è per forza perché questo è un sistemino ortogonale, quindi il 15-38, ecco qui, l'abbiamo qua, no? Attenzione, se escono tre numeri, non è detto che faccio il terno perché i terni non sono tutti sviluppati, ma ho sicuramente tre ambi, perché essendo ortogonale puro questo, ho sicuramente tre ambi. E volendo, se uno li vuole organizzare in un altro modo, questi sono i numeri in gioco, e sono nove numeri, ve li potete organizzare anche in un'altra con un'altra modalità di gioco, ma io vi ho impostato qui direttamente le terzine da giocare ognuna su una bolletta e ripeto, volendo si può andare a prendere come base il primo numero trovato su Napoli, magari il 2 o il 7 in questo caso. E comunque Napoli ha dato risultato. Torniamo a ricerca manuale, anche Palermo non l'ha dato, quindi dopo riepiloghiamo, ma Palermo è una di quelle che non l'ha dato. Andiamo su Roma. Metto due galleggianti e vediamo che cosa ha dato Roma. Vediamo un attimo. Mostra sistema. Oh, guardate a Roma. Siamo a Roma, sì. Guardate il capita che alla fine c'è il 90, l'ultimo numero provato, no? Guardate che andamento c'è al 90. Molto bello, eh? Molto bello. Attuale ritardo 19. 9, 8, 7 precedentemente, guardate che bello. Va bene, comunque Roma, andiamo a vedere il sistema. Il sistema è questo, Roma. Questi sono i numeri, queste le terzine sviluppate. Vediamo che risultati ha dato. Controlla nello spoglio. Andiamo a vedere. Primo colpo niente, secondo colpo 37, 35. Roma ha dato risultato. Ritorna. Abbiamo quasi finito, eh? Andiamo a Torino. Ok. E non è facile fare sempre un ambo in quattro colpi, è solo quattro colpi. Vi ripeto che se avessi tenuto 9 colpi o 10 colpi, c'era quasi sempre, però è troppo facile, no? Poi dopo la spesa è troppo alta. Ma quattro colpi sono quattro colpi solo. Mostra sistema pronto, adesso siamo su Torino, controlla nello spoglio e abbiamo primo colpo, vabbè, c'è solo un numero. Ecco qua, abbiamo al quarto colpo 26-49. 26-49. Qui sotto c'è anche un riepilogo dei risultati che ci sono stati. Quindi, ritornando a noi, questa modalità di utilizzo, quindi la generazione di un sistemino e poi il controllo solo sulle quattro estrazioni successive, ha dato risultato positivo a Bari, Firenze, Genova, Napoli, Roma. Torino, su sei ruote ha dato lambo entro quattro colpi, su quattro ruote non ha dato lambo, ma su una ha dato il terno fuori ruota. Lambo fuori ruota neanche lo prendo in considerazione, tanto non si riesce a giocare, no? Il terno fuori ruota, insomma, ci si potrebbe organizzare in qualche modo. Comunque sia, sei ruote su 10 con questo sistema hanno dato risultato entro quattro colpi. Quindi, non date retta a quelli che vi dicono che vi danno un ambo e si vince sempre, quello non può essere, non può essere, ma seguite delle cose che siano ponderate e valide e che diano qualche possibilità in più nel tempo. Bene, questo è quanto. Vi raccomando di ottenere questo programma cliccando sotto il bottone. No, il bottone, il link per ottenerlo, per vedere l'offerta attuale che veramente costa pochissimo. Sulla destra qui vedete il mio WhatsApp, scrivetemi pure su WhatsApp se volete. E sempre per chiedere informazioni sul programma, non per chiedere pronostici ovviamente, non sono Mago Merlino, non do i pronostici. È tutto qua, ci sentiamo presto, vi ringrazio per l'attenzione e a presto risentirci. Ciao ciao.